la sento. Sì, ecco, no, perché io la sento sempre un po' lontana, quindi non so se poi dico cose totalmente fuori fase e mi scuso con tutti i nostri ascoltatori. E vai tranquillo, chiedere, Claudio, si sente benissimo. Arriviamo all'Europa, perché l'Europa ha 2 settimane ora di tempo per arrivare a un'intesa per un'azione concertata a livello europeo, ma specialmente un'azione europea propriamente detta, cioè con un intervento delle istituzioni europee a fianco appunto dei governi nazionali. Poco fa lei appunto ha detto ci vuole un intervento di 100 miliardi di euro, l'Italia non ce la può fare da sola se non mettendo praticamente in serissimo pericolo tutto il sistema finanziario italiano. Allora, si sta discutendo, se ho capito bene, perché si tratta di tecnicismi, di una forma di intervento sostanzialmente che verte sul MES, sul fondo, sul meccanismo di stabilità, europeo. Se il MES o una istituzione europea come la BEI, perché è l'altra possibilità, intervenisse per dare linee, si chiamerebbero di credito precauzionale ai paesi che sono interessati appunto alla crisi sanitaria, per affrontare anche i problemi di emergenza economica, e lo facesse sostanzialmente con l'emissione di obbligazioni, sia messe MES o sia messe BEI, sarebbe un passo avanti anche per la cosiddetta questione del debito europeo o no? Ma francamente qui non nascondiamoci dietro un dito. Il tema non è semplicemente quello di emettere o non emettere gli euro bond, i corona bond, chiamateli come vi pare, ma è quello di definire qual è l'istituzione che li emette e in quale bilancio li scrive questi titoli di debito. Questo è il tema di fondo. Allora, nelle varie ipotesi, io ho un'ipotesi per me ideale, però capisco che in questo momento potrebbe essere quasi considerata un'utopia, e cioè un bilancio federale, magari con Draghi, il ministro dell'economia europeo, e con un bilancio proprio che risponda al Parlamento europeo. Ma al di là di questa ipotesi, che a mio parere sarebbe quella auspicabile, quella di grande buonsenso, c'è la possibilità di usare il MES. Ma qui va fatta chiarezza, cioè il MES esiste, è un'istituzione, quindi può emettere questi titoli, ma soprattutto può mettere in campo anche già i 450 miliardi di risorse che può avere a disposizione, ma la condizione è che questi titoli e queste sottoscrizioni di titoli europei deve essere poi assegnate agli stati nazionali senza condizioni, se non con l'unica condizione che vengano spesi bene e vengano utilizzati per far fronte alla crisi sanitaria e alla crisi economica. Perché sì, se non ho capito male, l'ipotesi intorno a quale si gira, a parte se il ruolo metto, il ruolo BEI, sarebbe quella di una, la viene chiamata condizionalità collettiva, cioè che viene data a tutti i paesi con la condizione della destinazione per affrontare la crisi. Sì, questo mi sembra anche ovvio e scontato, perché francamente, per carità, tutto può succedere, come abbiamo visto anche con le mascherine fatte con la carta igienica, però in queste condizioni è chiaro che gli stati nazionali devono quantomeno impegnarsi a usare queste risorse per effettivamente spenderle bene, suppongo, della Commissione Europea, perché sennò come funziona la esattamente questo. Però ripeto, professore, figuriamoci se uno non può non essere d'accordo, bilancio federale e quindi emissioni di titoli in funzione del bilancio federale con un bel ministro delle finanze che si chiama Mario Draghi, però questa questione del MES apparirebbe, se uno la vede per bene, un passo importante in quella direzione, perché poi alla fine se il MES mette titoli, questi sono titoli che vengono in qualche modo coordinati a livello europeo, cioè una parte della politica del bilancio, insomma si comincia a somigliare molto a quello schema, anche se fatto passo dopo passo. Esattamente sì, è proprio così, sarebbe un passo molto importante questo di utilizzare il MES senza condizioni, o con la condizione ovvia che le risorse vengano spese bene per gli obiettivi precisi di combattere l'epidemia e di combattere la crisi economica, che ormai non è solo incombente. È proprio per questo però, Landi, che fino ad oggi Germania e gli altri paesi del nord Europa si oppongono a questo,
e francamente dimostra di avere una visione. Ora vedremo, perché proprio questa mattina il commissario per gli affari economici Gentiloni ha detto: ma la Germania, poi vedremo quello che succederà prossimamente. Peraltro è il classico metodo politico della Merkel, che di cercare di far maturare le cose per poi arrivare a una qualche ipotesi di sbocco. È un approccio che la cancelliera tedesca ha seguito anche nella crisi drammatica del debito e delle banche europee del 2011 e 2012. Allora addirittura ci vogliono circa 6-7 mesi perché si arrivasse a una conclusione. Qui si spera che ci arrivi in poche settimane, già sarebbe un bel passo avanti per la costruzione europea. Ma io spero molto che la signora Merkel, che è allieva di Kohl, ricordi bene l'intervento di Helmut Kohl a Francoforte ormai quasi 25-26 anni fa, in cui lui diceva: l'unificazione delle due Germanie e l'unificazione del marco tedesco dell'est con quello dell'ovest per riunificare i cugini e i fratelli tedeschi, io l'ho fatta, la devo fare storicamente, anche se all'epoca erano contrari molti economisti. E ricordiamo che il presidente della Bundesbank firmò il decreto di Kohl, ma poi si dimise il giorno dopo. Ma soprattutto la Merkel ricordi che Kohl disse: lo devo fare per un motivo molto evidente storico, e cioè voglio portare la Germania in Europa, cioè europizzare la Germania per evitare che l'Europa si germanizzi. E lo disse Helmut Kohl, cancelliere della Repubblica Federale Tedesca all'epoca. Ecco, allora, se la Merkel, con tutte le sue capacità e anche prudenze, riesce a ricordare storicamente questo e a riproporre la Germania che guidi il processo di integrazione europea, è evidente che a quel punto Germania, Francia, Spagna, Italia fanno l'80% dell'area euro. E quindi a quel punto io credo che i satelliti della Germania, dopo magari qualche giorno, anche loro seguano la linea tedesca. L'ipotesi viene avvallata dalla cancelliera tedesca, gli altri paesi cosiddetti falchi in linea di massima seguono. Il problema è che bisogna portarci per bene tutta Europa e deve essere accettabile poi la proposta, parliamoci chiaro, per il Bundestag tedesco, perché insomma in Germania, dato che la seria poi conta il Parlamento, l'idea e la proposta di mediazione passi per il Parlamento tedesco, perché la pretesa di fare ipotesi per l'Europa che poi non riescono sorpassando il Parlamento tedesco, diciamo così, è naif, per usare un termine elegante. Esattamente. Bene. Però ricordiamoci che la Germania è una grande potenza economica, gli altri falchi sono piccoli falchetti, per carità, con tutto rispetto, però voglio dire, la Finlandia, la Lituania, la Lettonia, l'Estonia e così via, sono piccoli falchi. Attenzione però, dentro c'è anche un falchetto di dimensioni relativamente meno modeste, che è l'Olanda. Però l'Olanda dovrebbe ricordare che tutte le sue fortune economiche in questi 20 anni dentro l'integrazione europea sono dovute anche al fatto che ha attratto enormi capitali, sedi di società, eccetera, e cioè che di fatto è stato ed è un paradiso fiscale da questo punto di vista. Quindi ognuno ha le sue pecche, noi italiani ce ne abbiamo tantissime, però insomma ognuno guardi anche il tempo. Questo è poco ma sicuro, professore. Senta, la ringraziamo tantissimo, lunedì, sperando con alcune notizie positive, ma qui mi pare che non tiri proprio aria di notizie positive, almeno da questa parte del mondo, in Occidente. La ringraziamo tantissimo.